Sea kayaking lungo la riviera del Conero. Day 9, nono giorno. Oh, tornano le trasparenze che piacciono a me. 30 agosto 2024. Fine della mucillagine. Il mare ha una temperatura più vicina a quella che dovrebbe essere la sua temperatura normale. Ieri mattina era 27, oggi non l'ho ancora misurata, ma siamo sempre lì. In questo video vedremo il tratto dei Sassi Neri e poi delle due sorelle avanti e indietro e un pezzettino anche oltre. In realtà c'è anche il pezzettino di San Michele che stiamo guardando. C'è già un po' di ondine che riducono la trasparenza, ma comunque è sempre uno spettacolo. Poi ricordiamo che più passano i giorni, più il sole sorge tardi e quindi è più basso, e essendo più basso regala meno trasparenze finché non si alza bene. E comunque ci siamo fatti il tratto finale di San Michele godendoci le trasparenze. E costeggiando si alza un po' di venticelle. Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60 fps Hyperview e sono sempre sul mio Evolution 2.0 in Carbon Kevlar Vacuum System Infusion della Nautica Mannino, con la mia nuova pagaia Greenland, la Kallek della Gear Lab Outdoors, versione Rebel da 230 cm, 730 grammi di peso, in carbonio ovviamente. Intanto vediamo queste opere d'arte a riva, con questi sassi uno sopra l'altro, un equilibrio incredibile. E di qui il nostro amico Gabbiano, che ci saluta. Per completare il racconto diciamo anche che quando ho visto quelle onde enormi coi muri ho anche pensato di fermarmi alla spiaggia urbana di Sirolo che consentiva un approdo in sicurezza, però sarebbe stato più complicato il recupero del kayak e quindi ho deciso che c'erano le condizioni per proseguire, arrivare, passare dentro al porto e arrivare nell'altra zona di piena sicurezza che è quella immediatamente dopo il porto, quella sul lato di Marcello. Qui inizia il vento, finiamo di costeggiare, ci spostiamo più a largo e ci vediamo dopo. Siamo di fronte alla spiaggia delle due sorelle che per il momento è quasi vuota, c'è stato sicuramente già un attracco di un barcone perché ci sono già presenti i bagnini, ma comunque diciamo che c'è una quantità di persone ragionevole, poche. Qui siamo momentaneamente abbastanza riparati dal vento, ma appena si esce da questo cono di protezione tira un bel vento forte. Altro tratto protetto, ricomincia il vento e adesso andiamo nel solito passaggio tra i faraglioni e vediamo com'è dall'altra parte la situazione. Verosimilmente c'è più vento. Sferzata. Sono
davanti mi sembrano piuttosto imbranati, ci impiegheranno 3 ore a passare. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram, dove trovate foto e reel. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Occhio! Del molo davanzali un po' più complicati, quindi io direi che possiamo fare ancora qualche metro. Forse no. Ok. Giro breve oggi. Due sorelle e ritorno. Poi vediamo, magari facciamo un po' di avanti e indietro davanti a San Michele Sassineri. Vediamo. Delle due sorelle contro luce, sfruttiamo a pieno la corrente che ci spinge, chiudiamo un altro scorcio qua delle due sorelle. E ora che è libero, passiamo. Deve essere successo qualcosa perché lì c'è un crocchio di persone e un gommone vicino riva che, da quello che intuisco, deve essere guardia costiera. Quindi è successo o sta succedendo qualcosa. O qualcuno si è sentito male o c'è una qualche occasione particolare di qualcosa che adesso andremo a scoprire. Intanto passiamo a salutare i miei amici gabbiani e sicuramente è successo qualcosa perché qui c'è la corsia per le barche, là no, non in quel punto almeno. Amici gabbiani, io vi passo in mezzo, ok? Non ti spostare. E vabbè, certo, sì. Vediamo di capire se è una situazione normale, magari fanno la foto di gruppo, ma però vedo guardia costiera, quella sulla moto d'acqua vicino a riva. Vediamo di capire. Qua è la foto. Visto che l'altro giorno hanno fatto la foto i bagnini. Sì, deve essere qualcosa di
dimostrativo, vedo tutti con i giubbotti, quindi o c'è una gara, qualcosa, nulla di preoccupante insomma. Sì, tutto tranquillo, tutto tranquillo, però c'hanno anche la barella. No dai, tutto a posto, abbiamo scoperto, era un'esercitazione, quindi tutto tranquillo. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video di questo giro sono terminati, ciao, alla prossima!